Buonasera, sono le ore 19, diamo inizio al webinar. Mi presento, sono Jacopo di Bonaventura, Product Manager Restorative per Display Sirona e Zermak, e a nome di queste due aziende vi do il benvenuto al webinar dal mock-up al definitivo del dottor Alessandro Barbaglia, nel corso del quale il dottore descriverà tre casi clinici da lui trattati, che pur avendo diversi obiettivi estetici, funzionali e terapeutici, hanno in comune nel loro percorso restaurativo l'applicazione di tecniche accurate e consolidate di mock-up, atte a riprodurre nel manufatto finito quanto pianificato e messo a punto nella fase di diagnosi e programmazione del piano di trattamento. Il dottor Barbaglia, per chi ancora non lo conoscesse, è diplomato in odontotecnica e nel 2010 ha conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Svolge la sua professione presso gli studi dentistici Barbaglia, presenti nel territorio di Omegna e Gravelluna Toce, in provincia di Verbania. Questi studi sono presenti già dal 1947 sul territorio. Ha seguito diversi corsi di specializzazione e aggiornamento in protesi, gnatologia, conservativa, chirurgia implantare e avanzata. È un opinion leader e relatore per aziende del settore, ha scritto tantissimi articoli scientifici sia per riviste nazionali che per riviste internazionali riguardante i materiali da impronta, le tecniche di mock-up e i fondamenti della fotografia odontoiatrica. È socio ordinario di IOP, l'Associazione Italiana Odontoiatria Protesica, per cui tiene relazioni presso il Congresso Internazionale e al corso annuale dal 2016. Tiene corsi poi privati nel proprio studio, in altri corsi studi in Italia su tutte le tematiche riguardanti la fotografia odontoiatrica. Vedrete nel corso del webinar come potete apprezzare tutte le foto del dottore. Prima di cedere la parola al dottor Barbaglia, vi ricordo che le domande possono essere poste in forma scritta nel riquadro domande e risposte visualizzato nella parte bassa del vostro schermo. Il relatore risponderà poi al termine della presentazione. Lascio con piacere la parola al dottor Barbaglia. Beh, grazie mille della presentazione. Anche per me è un onore trovarmi qui a fare questo webinar per Zermak e per Dentsply, che sono due aziende del settore che stimo molto, veramente, con cui collaboro ormai da anni e devo dire che sono aziende leader non solo per quello che riguarda i prodotti, ma sono leader proprio anche come si tratta con i relatori e tutto. Sono sempre delle belle esperienze. Saluto i partecipanti e anche i futuri partecipanti e visualizzatori che ci saranno poi in seguito con il video che verrà comunque registrato, e direi che iniziamo con la presentazione. In questo webinar, che è abbastanza veloce, però cercherò di darvi una bella infarinata di tutto quello che tratta il mock-up e il definitivo. Cosa vuol dire? Quindi dalla progettazione del caso alla prova in bocca senza toccare niente al definitivo, quindi poi alla parte realmente operativa, comprese le impronte ed eventualmente anche la consegna. Ok. Innanzitutto, come mi è solito, devo parlare di fotografia. Non possiamo ad oggi iniziare un caso clinico, soprattutto per quanto riguarda una riabilitazione estetica o comunque una riabilitazione di tutta la bocca che si deve integrare con l'intero viso senza avere le fotografie del viso e della situazione intraorale del paziente. Quindi sicuramente un cardine di tutto sarà a fare queste fotografie del viso, che dovranno essere delle fotografie frontali con la posizione di riposo, una posizione di sorriso e una posizione a labbra serrate, e la stessa cosa con il paziente a 45 gradi. Quindi giriamo e gli facciamo le stesse identiche fotografie nelle tre posizioni, pure di quel lato lì. Ci avviciniamo un pochino di più alla bocca perché noi adesso abbiamo fatto la fotografia del viso, quindi abbiamo un'idea di quali sono, e dopo le vedremo, le linee che ci interessano
per poter pianificare, comunque per fare un arco, diciamo, un arco facciale digitale, ci avviciniamo un pochino di più. Avvicinandoci facciamo una foto che si chiama close up, che praticamente prevede di il sorriso, ok? In questo sorriso noi cosa vediamo? È un sorriso dove abbiamo un 22 che è in posizione palatina, un 23 invece che è troppo vestibolare. In questo caso il mock-up, ve lo dico subito, quando i denti sono troppo vestibolari noi prevediamo di tirarli un pochino dentro, il mock-up ovviamente lì non verrà. È l'unico momento in cui bisogna usare l'immaginazione col paziente, nel senso lui deve immaginare che tutto il progetto sarà quello che vede, tranne in quel punto lì che sarà rientrante, perché noi non andando a toccare niente per fare il mock-up, non è che io limo il dente prima di fare il mock-up, perché sennò il mock-up non servirebbe a quello, quindi non, in quel punto non verrà stampato nulla, quindi se non viene stampato nulla il paziente deve immaginare che deve rientrare. Quindi noi abbiamo la foto del close-up, con queste foto che abbiamo avuto, che abbiamo già fatto, quindi viso e close-up, noi possiamo tirare delle linee, che sono delle linee verticali, delle linee orizzontali, che ci permettono di orientare un pochino il viso e il piano occlusale del paziente in maniera tale da capire dove possiamo muoverci. Tutte queste fotografie che vedete sono ovviamente sono state scattate con una reflex, non con un telefonino, e queste righe che vedete, questi piani e la presentazione e anche le forme dei denti sono facilmente riproducibili con o PowerPoint oppure con il Keynote del Mac. Sono veramente due programmi molto intuitivi e si riesce a fare questi lavori, si riescono a fare in pochi minuti. Dicevo, noi ci avviciniamo ancora di più al viso e abbiamo pure le linee, quindi abbiamo le linee verticali e orizzontali che ci permettono di inquadrare, come dicevo prima, il viso, e in più mettiamo già delle forme per identificare quelli che saranno i cambiamenti. Quindi sostanzialmente in questa bocca abbiamo un leggero allargamento del sorriso per cercare di riempire un pochino il corridoio e tirare il 22 e il 23 nelle posizioni più adeguate. Fatto quello, ci spostiamo ancora più dentro, quindi andiamo dentro la bocca, quindi facciamo uno status diciamo base per un progetto protesico, e prevede una foto di tutta l'arcata a bocca chiusa, una foto di tutta l'arcata in posizione testa a testa per vedere la disclusione e una foto con la bocca aperta. Dopodiché una foto laterale destra, una foto laterale sinistra e, se vogliamo, una foto dall'alto per vedere l'arco, in maniera tale per vedere l'arco del sorriso rispetto al labbro. Queste foto sono tutte fatte anche questa con la reflex, e le laterali, se si vuole fare uno status veloce, abbastanza basico, possiamo tranquillamente utilizzare la tecnica diretta, quindi teniamo soltanto l'apribocca ben teso da una parte, molliamo l'altra parte e scattiamo questa fotografia, cercando di far vedere il più possibile l'incastro che abbiamo, la classe scheletrica e tutto quello che ci interessa vedere nei settori posteriori. Andiamo ancora più vicino e quindi ci spostiamo solo sull'area di interesse. In questo caso l'area di interesse, come potete vedere, è un caso, non dico fatto apposta, però quasi, nel senso che è un caso molto facile. I casi che vedete dopo sono diversi, sono casi clinici, questo è più per spiegazione. Quindi entriamo e in questo caso ci riportiamo dentro il nostro progetto. Il nostro progetto in questo caso cosa prevede? Dove abbiamo il rosa che viene inglobato dalla nostra simulazione della forma del dente, in quei casi lì si potrebbe fare o una gengivectomia o un allungamento di corona, in maniera tale da riportare quelle che sono i giusti livelli. Quindi in questo caso, per esempio, si vuole vedere il 13, meriterebbe un pochino di allungamento, mentre al contrario il 23 meriterebbe di essere tirata giù, sta bene detto CTG, perché siamo tutti slivellati. Oltre al fatto che il dente 22 è in una posizione palatina e il 23 è in una posizione vestibolare. Quindi questo qua è il progetto, la riga rossa che vedete sotto è la posizione che ha nei confronti del labbro, quindi possiamo vedere che abbiamo pochi millimetri che possiamo aumentare la lunghezza del dente, e questo è il progettino.
Cosa facciamo a questo punto? Una volta che abbiamo fatto il nostro piano digitale, cioè il nostro progetto digitale, sappiamo benissimo quindi che cosa vogliamo per questo paziente e in questo caso riusciamo anche a fare un preventivo al centesimo, direi, perché da lì non si scappa. Invece se il paziente entra, non gli faccio le foto, lo guardiamo così al volo, facciamo le lastre, facciamo quello che vogliamo, lui se ne va, io il preventivo sinceramente non riesco a farglielo. Non riesco a farglielo fare perché poi dopo un attimo mi dimentico perché ne entra un altro che ha lo stesso problema e viene fuori un casino. Quindi tutte quelle fotografie e quel progetto lì ci servono anche come archivio dei nostri progetti e dei nostri lavori, perché metti che qualcuno, un paziente, ritarda nell'inizio delle cure, io non è che devo rifare un'altra visita, altre prove, altre fotografie, io ho già tutto pronto, so benissimo, se non è cambiata la situazione, so benissimo dove devo andare. Ok, quindi abbiamo il nostro progetto che condivideremo con il nostro tecnico, perché? Perché io in quella seduta prenderò due impronte in alginato, semplicissime, scusate che vedo vicino, due impronte in alginato semplicissimo, una superiore e una inferiore, do i riferimenti fotografici al mio tecnico e i riferimenti anche scritti, ovviamente gli dico cos'è che vogliamo, cosa non vogliamo, e il mio tecnico mi farà una ceratura. In questo caso abbiamo fatto una ceratura da quarto a quarto, cercando di prevedere un'armonizzazione del sorriso. L'alginato, ovviamente stiamo parlando per Zerba che per Desply, quindi non posso non parlare dell'alginato. Allora, gli alginati sono un ottimo strumento ancora, anche se adesso c'è il digitale che sta spopolando, l'alginato secondo me è uno di quei prodotti che rimarrà comunque nel cassetto, perché è veloce, c'è pochi errori ed è facilmente usufruibile da tutti. Quindi, se noi riusciamo a fare oltretutto un alginato che ha una prestazione ottima, quindi con una miscelazione preferibilmente automatica, noi riusciamo ad ottenere un materiale da impronte che, anche se un'impronta molto, diciamo, un'impronta preliminare, abbiamo una corrispondenza con quella che è la realtà molto molto accurata. Infatti è un materiale molto accurato. In questo caso, come dicevo, preferisco farli miscelare automaticamente da questo macchinario che si chiama Remix 2. In realtà adesso è uscito quello nuovo, non mi ricordo il codice, ma è praticamente simile, però è un pochino più compatto, più carino, perché è più compatto per macchinotto. E come c'è scritto lì, con la miscelazione automatica riduci errori, perché a miscelare la mano magari sono bravo io, ho fatto tutto tecnica, ma sono anni che sono bravo. La mia assistente, che magari è nuova, assolutamente non è capace di farlo. Quindi tutti in questo caso, anche se passasse di la segretaria che deve farlo lei, anche se non può, basta che schiaccia un tasto e miscela le due cose e anche lei è capace a farlo. Quindi si riducono sensibilmente gli errori. Si riducono le bolle. Assolutamente non ci saranno più bolle, perché questo macchinario miscela a una velocità talmente forte che riduce tutte le bolle. Quindi, con una miscelazione che dura solo 6 secondi, sei più veloce, tutti sappiamo che il tempo è denaro e quindi diventerai ricchissimo facendo un minimo investimento in quel macchinario. Questo è il, diciamo, non il dosatore, la nostra, come si chiama? La nostra, non mi viene scatola, ma no, è dove andremo poi dopo a mettere dentro l'alginato l'acqua, che è il nostro contenitore, no? Questo è il nostro contenitore. Ovviamente bisogna fare le dosi corrette, come quando lo facciamo con la scodella normale, ok? Non ci dobbiamo inventare niente, c'è tutto scritto, la Zerma ci dà tutte le indicazioni su tempistica e dosatura, quindi non si può sbagliare. Mettiamo, in questo caso vedete ci sono 3 linee di acqua, quindi ci saranno 3 cucchiai. Cucchiai come si prende? Si prende, lo si riempie fin tanto e poi dopo lo si appiana con la spatolina in modo tale da avere un cucchiaio pieno. Questo qua è un video del funzionamento, vedete che la macchina è già accesa, mixing time che vedete lì in mezzo è 6 secondi, quindi lei realmente ci mette 6 secondi. Abbiamo la polvere, versiamo dentro l'acqua, in questo caso è facoltativo, voi potete anche soltanto dargli una piccola scrollatina oppure potete dargli una leggera
miscelata come quella che ho fatto io con la spatola. Vi dico anche che la miscelata a mano così va bene uguale. Chiudiamo il barattolo, lo inseriamo dentro la macchina. Vedete che sul menu ci sono vari, si schiaccia play, quindi parte. Sul menu ci sono già preimpostati diversi tipi di materiali della Zermak. La miscelazione è finita, quindi io a mano non ce la faccio. Bravo più bravo, quello che volete, non ce la faccio ad essere così veloce. Ma soprattutto, oltre a non riuscire ad essere così veloce con la macchina, guardate la qualità del prodotto che ne esce. No, il mio nella scodella non viene così, neanche quello della mia assistente che lavora da 25 anni. Quindi è un, sicuramente è un investimento per chi fa tante impronte in alginato, è un investimento da fare perché merita veramente tanto in termini di qualità di quello che poi dopo abbiamo come prodotto. Ok, quindi abbiamo fatto l'impronta, il tecnico ci ha dato la ceratura, a questo punto dobbiamo fare una mascherina. La mascherina in silicone, anche qui ce la può fare o l'odontotecnico, quindi ci fa una mascherina in silicone, meglio se un putty e un light, in maniera tale da essere belli precisi, magari pure sotto vuoto non sarebbe male, oppure possiamo benissimo farcela anche da soli, perché mettiamo noi il light, facciamo come per fare un'impronta di precisione, mettiamo il light e poi mettiamo il putty, oppure se volete mettiamo il putty prima sopra, poi diamo una leggera scaricatina e aggiungiamo il light. E facciamo praticamente l'impronta della nostra ceratura. In questo modo noi abbiamo replicato la ceratura sotto forma di guida in silicone. Okay? Questa guida in silicone poi con un bisturi viene tagliata in maniera tale da essere poco ingombrante e vada a toccare solo i denti che ci interessano, o al massimo uno o due dopo, non di più, e vengono fatti... praticamente seguirà l'andamento del colletto del dente, in maniera tale da arrivare poi nel momento in cui noi andiamo a posizionare la resina a non avere troppo materiale che fuoriesce, e invece quello che fuoriesce in questo caso è già praticamente con la forma del colletto che abbiamo dato la ceratura, possiamo levarlo più semplicemente. Avete visto la mascherina? La mascherina poi cosa succede? Bisogna riempirla con una resina. Una resina assolutamente deve essere, in questo caso che è una mascherina, come vedete, che è fatta con Little Rice, quindi è blu e rosa, la mascherina deve contenere una resina autopolimerizzante. Se invece andate ad utilizzare una mascherina come per esempio quella in Elite Glass, che è trasparente, in quel caso potete utilizzare anche una resina fotopolimerizzabile. Quindi se volete fare una tecnica iniezione, di flow, quello che volete, potete tranquillamente utilizzare sempre più o meno la stessa tecnica. Ok, dicevamo, in questo caso essendo scura, dobbiamo mettere una resina autopolimerizzante. Io utilizzo ovviamente, ma non solo per quello, perché ci sono dentro, però non solo per quello, l'Acritemp della Zermak. Ne ho provati parecchi e devo dire che con l'Acritemp ho risolto tanti problemi di bolle, e di durezza e di risultato finale, perché è un materiale secondo me molto ottimo, risulta bello compatto, lucidabile e anche molto duro. Quindi si inserisce questa resina nella mascherina con un'onda continua, quindi non continuando ad andare su e giù che sembra varia, ma cercando di fare un'onda continua, sparando il materiale lentamente dalla parte incisale, venendo in su e mantenendo comunque sempre il puntale dentro nel materiale per evitare le bolle. La riempiamo tutta, arriviamo in bocca dove i denti saranno, se questo è un mock-up che poi dobbiamo rimuovere, saranno preventivamente isolati i denti, mi raccomando, isolati i denti, se no vi rimane attaccato e lo staccate solo a martellate, isolati con della glicerina liquida, per esempio, quindi date una bella spennellatina e lo lasciate lì che faccia il suo dovere di isolante. Quindi denti isolati, arriviamo con la mascherina, pluf, la buttiamo su, aspettiamo il tempo di indurimento del materiale, che è la prima polimerizzazione ce l'ha circa 2 minuti. A 5 minuti è una polimerizzazione completa, quindi io aspetto sempre 5 minuti. Come vedete, là sopra dove ci sono i segni del colletto, diciamo praticamente del colletto, lì è fuoriuscita già la resina, e quando è in una
in un momento di indurimento congruo, quindi deve essere abbastanza dura, si può già iniziare a rimuoverlo e viene via tutta la resina in maniera molto pulita. Rimuoviamo la mascherina e questo è quello che otteniamo. Quindi otteniamo una copia della ceratura in bocca con uno strato di materiale non completamente polimerizzato, perché è la norma, quindi non spaventatevi se vedete l'untuosità sulla mascherina, cioè sulla resina, scusate, perché quella lì poi la andiamo a togliere. Se in questo momento noi abbiamo delle bolle o delle mancanze, possiamo fare due cose: o riprendiamo la mascherina, aggiungiamo della resina dentro e la rimettiamo su, quindi la bolla poi dopo dovrebbe essere riempita, oppure con un flow andiamo a riempire le bolle e poi le fotopolimerizziamo. Come dicevo prima, l'untuosità, lo strato non polimerizzato, lo andiamo a togliere con l'alcol 90 gradi, okay? Lo andiamo a passare con un cotonino e togliamo questo unto. Se poi vogliamo, in questo caso il mock-up sarebbe già finito. Poi, se vogliamo ottenere un mock-up più performante a livello estetico, quindi che anche il paziente riesce magari in maniera migliore a vedere il proprio risultato finale, quindi esteticamente più bello, cosa possiamo fare? Possiamo prendere dell'adesivo, possiamo prendere dei supercolori e fare un pochino del supercolore marrone molto leggero da inserire negli spazi interdentali per dare un pochino di profondità e mettere l'adesivo tipo glasur e fotopolimerizzarla sulla parte vestibolare, in maniera tale da ottenere poi un mock-up che sia a livello visivo che anche fotografico, perché io poi dopo le fotografie le faccio vedere al paziente, diventa qualcosa di lucido che possa sembrare quasi, quasi un definitivo. Vedete, questo qua è il risultato del mock-up lucidato, come vi ho detto prima, ed è assolutamente... non dico paragonabile a delle faccette, perché sennò il tecnico si arrabbia, però devo dire che è molto, molto bello. Ci sono quasi anche le trasparenze incisali, quindi è molto bello. Questo è il risultato che potete ottenere. Quindi un paziente, quando poi vede un mock-up del genere, con la spiegazione, con il preventivo e tutto quello che c'è dietro, difficilmente non piace e difficilmente non accetta. Se non accetta vuol dire che ci sono altri motivi, solitamente sono motivi economici, perché magari sono casi estesi, però comunque la seduta del mock-up è una seduta a parte che deve essere pagata assolutamente, e quindi voi la vostra seduta l'avete fatta, buonanotte. Comunque il mock-up ci serve come partenza, ok? Non è l'arrivo, è la partenza di tutto. Noi abbiamo fatto il mock-up, abbiamo visto che al paziente piace, a noi piace, il progetto è congruo, funziona tutto bene, allora a quel punto possiamo iniziare a pensare di andare verso il definitivo. Adesso ci caliamo però in un caso di quelli reali che poi è stato svolto. In questo caso vediamo, il paziente aveva delle richieste, lui non voleva più vedere questo settore frontale in quella maniera, quindi aveva l'11, il 12 con una forma a V lì davanti, aveva questi assi dei centrali divergenti, uno più su e uno più giù, poi aveva questa macchia intrinseca dentro nel 22, quindi aveva qualcosa che non andava. Oltretutto voleva, come al solito, ormai vogliono tutti che sia fatto molto velocemente, quindi fa un mock-up per delle faccette. Noi gli proponiamo quindi queste forme, cercando di rendere tutto più simmetrico, quindi il 12, al posto che essere anche lui in posizione palatina, cerchiamo di portarlo un po' in fuori, toglieremo ovviamente la macchia del 22 e faremo della stessa lunghezza e nella stessa posizione anche 11 e 21. Questo noi lo mandiamo sempre al tecnico, come ho detto, perché lui deve poi farci la ceratura e la mascherina. Arrivata la ceratura e la mascherina, cosa facciamo? Noi stampiamo in bocca, come vi ho detto prima. In questo caso abbiamo stampato il mock-up, il paziente fotografia sempre del sorriso e del viso, al paziente è piaciuto il progetto e quindi ci ha dato l'ok per continuare. Come vedete sul 22, in trasparenza si vede ancora la macchia, perché come ho detto, dove c'è
da toccare il dente, da limare qualcosa, in quel punto il mock-up praticamente non è stampato. Noi cosa facciamo? Utilizziamo questo mock-up come guida per la nostra limatura del dente. Noi abbiamo delle frese calibrate, tutti abbiamo delle frese calibrate, perché va benissimo anche una pallina, la si misura nel suo diametro maggiore. Se per esempio la pallina è da 1,2 mm, che è una bella pallona, sappiamo che facendo delle strisce, per così inserendo metà pallina, noi abbiamo una preparazione di 0,6. Quindi nei punti dove, come avete visto nella foto della locandina, con tutte quelle righe bianco-nere, se ci sono dei punti dove, staccando poi il mock-up, dopo aver fatto quelle righe, risulta ancora o il colore oppure si vede proprio la strisciata sul dente, vuol dire che in quei punti lì il dente deve essere limato. Altrimenti, se abbiamo toccato soltanto mock-up, noi in quel punto il dente possiamo non toccarlo oppure toccarlo minimamente per rendere più semplice poi magari la cementazione o altro. Comunque c'è poco da limare. Progetto approvato, prendiamo il colore. Fondamentale prendere il colore sempre all'inizio della seduta, mi raccomando. Se avete il filtro polarizzatore, meglio, perché il tecnico apprezzerà molto, per vedere bene tutte le sfumature e le caratterizzazioni che hanno i nostri denti. Andiamo avanti. Foto prima della limatura. Voi immaginate che dopo la prima foto ho stampato il mock-up, ho fatto le nostre linee guida, come vi dicevo, quindi facciamo delle linee orizzontali, e poi dopo passiamo volendo un pennarello e poi togliamo il mock-up per vedere se è rimasto del colore. Se c'è rimasto del colore, dobbiamo limare. In questo caso era un caso con preparazione del dente, perché erano tutti un po' vestibolarizzati, tranne uno, e c'era la macchia, quindi c'era un po' da preparare. Preparate i denti, facciamo l'impronta di precisione, comunque ci arriviamo dopo su come facciamo l'impronta di precisione, e ristampiamo il mock-up, in questo caso, come provvisorio. Io solitamente stampo il mock-up senza neanche fare la spot etching technique, ma soltanto prendo e lo stampo in bocca, non isolando i denti. Il mock-up di solito sta su per sottosquadri, quindi lui si incastra e non viene mai giù. Nel caso in cui il mock-up fosse utilizzato come provvisorio, ricordiamoci di lucidare e tirare molto bene i margini vicino alla gengiva, e di lucidare molto bene anche il mock-up stesso, perché non deve essere ritentivo per quanto riguarda la placca e deve permettere al paziente di far passare un super floss negli spazi interprossimali, altrimenti vi arriverà la cementazione con le gengive gonfie, e poi dopo voglio vedervi e divertirvi in mezzo al sangue, cioè faccette, dighe, tutto quello che c'è da fare. Quindi stampiamo il mock-up, lo lucidiamo molto bene. Abbiamo fatto l'impronta la vediamo al tecnico. In questo caso il tecnico ci ha fatto delle faccette felspatiche, queste quattro bellissime faccette. Il paziente torna, vedete che le gengive, rimosso il mock-up, non sono sanguinanti, non c'è niente che non funziona, quindi vengono appoggiate le faccette come prova per vedere se va tutto bene. Faccio una fotografia anche del sorriso, cercando di non spostare, che non me le ingoi, per vedere se sta bene, le facciamo vedere al paziente, se è tutto approvato, procediamo con la cementazione. Ognuno poi le cementa come vuole, diga la brasiliana, diga l'italiana, senza diga, optra grade, fili, non fili, tutto quello che volete, non è il treat di stasera. Ecco qui le faccette a un controllo 14 giorni post cementazione. Direi che l'integrazione è ottima, l'impronta era stata fatta bene, come vedremo dopo. Il mock-up ci aveva già dato tutte le linee guida, quindi è stato poi soltanto un dover riprodurre più bello in ceramica quello che avevamo già preventivato all'inizio. Il paziente ovviamente è molto contento, pur se in questo caso magari uno dice non c'è stato, non è un grandissimo cambiamento a livello estetico per noi, perché siamo abituati a rifare delle bocche incredibili, però per lui è stato un miglioramento assoluto, non ha più il 12 in posizione palatina, ha gli assi molto più corretti,
agli incisivi della lunghezza, della stessa lunghezza, non ha più quella macchia antiestetica. Vedete anche dalla fotografia palatina, i due laterali sono stati toccati poco perché comunque c'era da uscire con le faccette, mentre i due centrali sono stati toccati leggermente di più. Però vedete anche l'integrazione palatina di queste faccette, c'è stata molta, molta, molta precisione, seguendo comunque degli step che sono ormai noti, conosciuti e semplici anche da eseguire. Altre fotografie, vedete, e questa è la situazione finale del prima e del dopo. Paziente contento e lo mandiamo a casa. Adesso andiamo, togliamo le faccette e andiamo su quello che è, diciamo, una delle grosse sfide della protesi, ma qui anche per l'odontotecnico, perché noi arriviamo fino a un certo punto, ma il tecnico poi deve fare la meraviglia, che è l'incisivo centrale singolo. Vedete, in questo caso è un incisivo centrale singolo di un ragazzo giovane, perché aveva malapena 30 anni, era discromico, ricostruito, e nessuno gli aveva mai chiesto di sistemarlo, cioè il suo vecchio dentista se ne è sempre, diciamo, fregato, gli ha fatto quell'otturazione, quel composite lì davanti, ma non gli ha mai proposto di sistemarlo a livello estetico in maniera ottimale, e quindi questo, lui andava in giro con questo, in questa situazione. Vedete il sorriso, vedete la lastra, in questo caso anche il trattamento endodontico non era fatto a dovere, quindi c'è stato un ritrattamento endodontico. Ho poi messo un perno in fibra di vetro per rinforzare la mia ricostruzione. In questo caso avevo anche fatto uno sbiancamento interno, un walking bleaching di qualche giorno, forse di una settimana, per cercare di migliorare la condizione a livello gengivale. E poi, come avevo detto prima della preparazione, noi andiamo sempre a prendere il colore, in modo tale che il nostro tecnico sappia benissimo cosa deve fare. Una volta preso il colore, comunque, noi abbiamo preso anche un alginato, da cui ci siamo fatti preparare un provvisorio. Una volta che noi abbiamo il provvisorio in mano, quindi abbiamo il nostro modello o con la ceratura o con il provvisorio, possiamo costruire con il nostro silicone altri ausili, oltre alla mascherina per il mock-up, che ci possono permettere di arrivare a finire un caso. Noi prendiamo, questo per esempio è il titanium, o il platinum, che sono dei siliconi anche da laboratorio, però possiamo utilizzare benissimo anche l'hydrorize se ce l'abbiamo. Lo facciamo tipo una pallina, gli facciamo una cucchiaiata, gli facciamo lo stampo del cucchiaio, e dentro lo stampo del cucchiaio noi dobbiamo mettere due strisce di indurente. Quelle sono le dosi. Dopodiché lo misceliamo, lo andiamo a, come abbiamo fatto prima per il mock-up, lo andiamo a mettere sulla ceratura o sul provvisorio e ci facciamo uno stampo di quello. Noi poi, in base a come tagliamo questa mascherina, possiamo avere delle cose diverse. Perché se la tagliamo, come vedete nella prima slide, possiamo avere una mascherina palatale, quindi che ci dà l'inclinazione dei bocconi. Quindi noi tagliamo tutta la parte vestibolare, ci lasciamo il margine incisale bene in vista e noi riusciamo a fare dei bocconi che siano perfettamente in asse. Se, come prima, stampiamo la mascherina mock-up, e la teniamo tutta intera e gli facciamo i bordini a livello del colletto, abbiamo la mascherina per il mock-up. Se invece la tagliamo tipo un tac in sagittale, abbiamo la mascherina che ci serve per vedere a livello vestibolare palatale, in questo caso, gli spessori delle nostre preparazioni. Quindi prepariamo il dente e vediamo con una sonda millimetrata quanti millimetri, a confronto della ceratura o del provvisorio, siamo già andati a limare. Quindi sono tutti ausili per le preparazioni dei denti in maniera controllata, per evitare di limare storto, troppo, e tutto quello che poi dopo ci fa diventare il lavoro un inferno. Perché tante volte purtroppo si limano anche magari dei denti che possono essere ancora vitali, bisogna limarli per corone complete o anche per faccette, e quindi
non dobbiamo andare a animare troppo, perché se andiamo a animare troppo poi il paziente avrà sensibilità e togliendo lo smalto non avremo più la stessa adesione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi col silicone noi possiamo fare anche queste tre mascherine. In questo caso abbiamo fatto le mascherine, abbiamo fatto una preparazione guidata, quindi con dei solchi. In quel caso di qui, nel caso che avete visto prima, i solchi venivano fatti orizzontali perché erano tanti denti, si passava così. In questo caso invece, essendo solo uno, possiamo fare dei tagli verticali, sempre calibrati, e andare poi a limare il dente. Vedete nei confronti della mascherina palatale che gli spessori, per quello che poi noi dobbiamo già sapere cosa faremo, quindi faremo una zirconia in ceramica, gli spessori che ci serviranno, e andiamo a mettere il nostro provvisorio. Lo ribasiamo con della resina, lo rifiniamo e cementiamo il provvisorio. Dopo, questa è la preparazione verticale che ho fatto, dopo circa 15, 20, 30 giorni, in base a come era la gengiva al momento della preparazione, è tutto guarito e si può procedere poi con l'impronta definitiva. Per fare l'impronta definitiva, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo dare al tecnico il maggior numero di informazioni possibili a livello di precisione del nostro moncone. Quindi deve essere riprodotto dall'impronta il moncone nella maniera più fedele possibile a quello che è l'originale. In più, bisogna anche prendere un piccolo spazio che va sotto gengiva in maniera tale da andare a sia nascondere il margine protesico, sia a comunque permetterci di evitare delle infiltrazioni successive. Come facciamo a retrarre la gengiva per fare un'impronta sottogengivale che sia corretta? Ci sono vari sistemi di retrazione gengivale. Quella che viene utilizzata di più è la tecnica chimico-meccanica. Chimico nel senso che viene utilizzato un liquido che serve per evitare il sanguinamento. Questa è una slide molto lunga, vedete, selezionare il diametro e la lunghezza opportuno del filo. Certamente il filo poi può anche essere tagliato, però all'inizio è inutile prendere un metro di filo e buttarlo via, sono dei fili abbastanza corti. Solitamente si immerge tutti e due i fili, si immerge il filo nella soluzione emostatica per almeno 2 minuti, quindi taglio il primo filo, lo immergo, taglio il secondo filo, lo immergo, lascio 2 minuti, dopodiché li strizzo bene, gli do una forma U e la passo intorno alla preparazione. Si inserisce il filo delicatamente tra il dente e la gengiva, partendo solitamente dalla parte interprossimale mesiale. Perché si parte da quella punto lì? Perché solitamente c'è la papilla ed è una zona dove il filo si insinua bene e sta subito stabile, quindi possiamo inserirlo bene. La punta dello strumento deve essere leggermente inclinata verso la radice, quindi si ha un movimento che è tipo di scostamento e di affondamento, non va tenuto parallelo alla sedente, infilato più forte. Sul versante, una volta che abbiamo girato sul versante vestibolare, quindi abbiamo fatto tutto il giro del dente, si taglia il filo in eccesso e lo si lascia nella zona mesiale. Come ho detto prima, nelle zone interprossimali ci sono le papille, quindi solitamente lì il tessuto è più alto, essendo più alto può accogliere anche la sovrapposizione dei due fili. Si va a questo punto a strizzare anche il secondo filo, si va ad applicare il secondo filo, in questo caso tutto circonferenziale, lasciando però a questo punto 2-3 mm o anche di più liberi, in maniera tale che poi dopo noi dobbiamo riuscire a prenderlo comodamente con le nostre pinzette per poi disinserirlo dal solco. Dopo 5 minuti di questa operazione il solco solitamente è pronto e si può si può procedere con l'impronta. Dopo 15 minuti di permanenza del filo imbevuto nel solco si aumenta la possibilità di avere dei danni parodontali, quindi si possono avere delle recessioni. In realtà dipende dal tipo di emostatico che si usa e dipende anche cosa dovete fare in 15 minuti, lasciando il filo 15 minuti, perché anche per fare un circolare di solito si va abbastanza, se non ci sono problemi si va abbastanza velocemente. Poi, una volta che il filo è inserito ed è stato in sede, cosa facciamo? Siamo pronti per l'impronta, noi dobbiamo andare a disinserirlo in maniera molto delicata e molto lento. Più lento lo andiamo a togliere e più lenta la gengiva avrà la reazione di richiudersi senza farci poi vedere
in fine preparazione, si asciuga molto bene il solco, si inietta il light in maniera controllata, quindi cercando con un dito di seguire sempre come facevamo prima che con il mock-up, con un'onda continua di materiale, cioè sempre la punta del materiale imbevuta all'interno, in maniera tale da cercare di evitare bolle. E dopodiché, una volta che si è inserito poi dopo il cucchiaio con su il putty e il light, aspettiamo un tempo di indurimento e quando andiamo a fare la rimozione dell'impronta cerchiamo di avere una rimozione dell'impronta che segua l'asse del moncone. Quindi non, se il moncone è dritto così, non andiamo a togliere e a sforzare in questa maniera o negli altri assi, perché sennò si rischia di avere una piccola deformazione del materiale. Questa è la spatolina che io utilizzo per inserire il filo, è una spatolina che viene utilizzata in conservativa, però la trovo molto bene, è sottile e angolata e mi trovo molto bene per inserire il filo. I fili, la Zermak ci dà tutto, quindi oltre ai materiali di impronta ci dà anche i fili della retrazione, che sono dei fili ottimi, ci sono tutte le misure dallo 000 fino al 2, in questo caso il 7 prevede fino all'1, ma c'è anche il 2, sono di ottima fattura, sono in seta, sono facilmente imbevibili, sono degli ottimi. Niente da dire. Qui vedete il posizionamento del filo, in questo caso poi è rimasto fuori il nostro pezzettino per poter poi rimuoverlo agilmente, il filo è nel solco e dopodiché noi molto 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 lentamente con un pratico andiamo a rimuovere il filo dal solco, come vedete nel video. Come vedete nell'altro video invece c'è un movimento di molto delicato senza spingere troppo perché non dobbiamo andare a creare dei danni parodontali. Andiamo a togliere il filo e a questo punto, in realtà prima, però perché dovete sapere prima che andiamo a fare, però a questo punto arriva il materiale d'impronta. Il materiale d'impronta qual è? Sono dei siliconi che possono essere o miscelati a mano o miscelati automaticamente. Questo che vedete qui è l'Hydrorize, che in questo caso è la versione a mano, quindi si prendono la quantità giusta che ci serve per il nostro cucchiaio, andiamo a miscelarlo in dosi uguali manualmente, cercando di ottenere una massa che sia il più compatta e il più omogenea possibile, e poi la andiamo a posizionare sul nostro cucchiaio, come vedete in questa maniera qua. Altrimenti, se vogliamo la miscelazione automatica, che anche in questo caso ci evita, come abbiamo detto per l'aginato, errori, tempo e tutto, perché è molto meglio, soprattutto bolle, c'è il Modul Mix. In questo caso anche della Modul Mix è uscita da macchinario nuovo, che è Simpress, ed è equiparabile a questo, quindi sono dei macchinari molto duraturi e semplici, molto semplici da usare. Non sono come altri materiali, macchinari scomodi che se non smette di lampeggiare non funziona, poi l'assistente non se ne accorge, hanno dentro, se non è il loro materiale vanno lenti, questi vanno sempre, vanno a cannone e funzionano benissimo. Vedete la qualità del materiale che esce a confronto da quello che abbiamo visto prima, guardate, si schiaccia il tasto per la fuoriuscita veloce, perché il tasto sotto è quella fuoriuscita lenta, se dobbiamo per esempio caricare una siringa, questa è la fuoriuscita veloce, in pochi secondi, girando porta impronte e facendomi in questo caso un'onda continua, per evitare bolle d'aria, non si va su e giù, avanti e indietro, un'onda continua, questa è la qualità del materiale che in quanti secondi ci abbiamo messo? 10 secondi abbiamo nel nostro porta impronte, quindi un materiale, devo dire, perfetto. Ok, quindi la nostra assistente ha messo questo materiale sul porta impronte, noi siamo coordinati, quando io parto con il light, che è quello che vedete in fotografia, quindi quando parte la miscelazione del light, parte automaticamente anche la miscelazione di quello che avete visto prima del putty. Quindi lei lo fa sul cucchiaio e io, avendo tolto i fili, vado nel solco come onda continua a inserire il light. Ok? Mettete tanto light e premete il putty molto lentamente, dovete metterci 3-4 secondi, non brucia, non scotta, il paziente non scappa, non succede niente. Lo fate lentamente in maniera tale da evitare di spargere il light dappertutto e avere poi la preparazione che viene riprodotta soltanto dal putty. Andiamo su molto lentamente. Qui vedete
un caso clinico, ho tolto il filo, ho dato una lavatina dal liquido di emostatico, adesso asciughiamo per bene. Quando io parto con il posizionamento del light tramite uno strumento complicatissimo, facciamo partire anche l'assistente, quindi lo strumento è vai, quando io dico vai, lei parte, io parto con un'onda continua contemporaneamente e contemporaneamente al vai c'è anche l'azionamento del timer. Ok? Quindi l'assistente schiaccia il tasto del timer, schiaccia il tasto del materiale, intanto io sto mettendo live, quindi siamo tutti coordinati. Noi abbiamo 5 minuti sappiamo che ci mette 5 minuti e 30 il materiale, quindi sono partiti 5 minuti e 30. Abbiamo messo il light, se vogliamo gli possiamo dare una leggera soffiata per farlo stendere meglio, poi dopo aggiungiamo ancora light in maniera tale da averne una bella quantità. Mi arriva il cucchiaio con l'altro materiale e lentamente andiamo a premere in maniera tale da non scostare tutto il nostro light, ma far sì che faccia il suo dovere, cioè di prendere bene i dettagli. Timer, come vi ho detto, parte contemporaneamente e si aspetta. Dopodiché, una volta indurito, tiriamo giù l'impronta con l'hydrolyze, che non è duro come una volta erano gli altri materiali tipo polietere, così, non è così rigido, è molto rigido, ma è molto più facile da rimuovere. Controlliamo subito i dettagli della preparazione e i dettagli dell'impronta. Come vedete nella fotografia, l'impronta è venuta corretta, quindi non sono venute bolle, non sono venute stiramenti, non è venuto niente, quindi siamo sicuri che stiamo dando al tecnico un'impronta di alta qualità. Quindi, su un'impronta di alta qualità, il tecnico facilmente è difficile che ci faccia dei grandi disastri. Quindi ci manderà una prova di una cappetta per una zirconia, che in realtà questa è una zirconia con soltanto il vestibolare stratificato, quindi ci manda la cappetta che già ha un check sia fotografico che di chiusura è ottimo, e seduta dopo, questo, io ultimamente non faccio più neanche la prova dalla cappetta, cioè si va dall'impronta al finito, con la seduta dopo proviamo il definitivo, e se il definitivo è buono, è bello, funziona ed è tutto a posto, possiamo cementarlo. Quindi in pochissime sedute siamo riusciti sia fotograficamente, perché abbiamo dato tutti i dati al tecnico, sia con un'impronta come videocomanda, con un provvisorio come videocomanda e tutto quello che serviva, siamo riusciti in tre sedute a risolvere un caso dove invece magari una volta si stava dietro tanto tempo. Ok? Quindi questo è il pre e questo è il post, sia a livello anche fotografico che a livello radiografico, e adesso siamo a un follow up di 4 anni, in realtà sono ormai quasi 5, sono 5, e tutto funziona perché l'impronta era stata fatta bene, il materiale è ottimo, la precisione c'è, e quindi se il paziente poi viene sui controlli frequenti, normali, è difficile che qualcosa possa andare troppo storto. Ok? Quindi ci serve tutta questa precisione per andare tranquilli sul futuro. La mia relazione, spero vi sia piaciuta, è finito qui. Se volete altre delucidazioni su fotografia, su mock-up, su altre cose, scrivetemi pure tranquillamente in privato su Facebook o su Instagram, mi trovate, Alessandro Balbaglia, e vi ringrazio ancora per avermi seguito. Se ci sono domande, adesso Jacopo ce le dirà. Jacopo, ci sono domande? Allora, qui ne vedo una che mi è stata scritta, prima che me la dica lui. C'è scritto: quando hai spazi interprossimali ampi, usi teflon o cera per tapparli ed evitare che il mock-up non venga via facilmente? Allora, quando hai spazi interprossimali ampi, okay, usi teflon o cera per tapparli ed evitare che il mock-up non venga via facilmente? In caso, come lo rimuovi? Grazie. Allora,
Se ho degli spazi interdentali ampi, ma ho il punto di contatto, il primo capo non viene via, perché si incastra sotto il punto di contatto, anche se è un punto di contatto basso, ma comunque sono presenti le concavità, difficile che venga via. Se ho degli spazi interdentali, quindi proprio dei diastemoni tra i denti, anche in quel caso lì, solitamente c'è della ritenzione dovuta a dei sottosquadri, perché questo materiale, se la ceratura poi è stata fatta chiudendo tutti gli spazi, dei sottosquadri si creano quasi sempre. Altrimenti, se devo usarlo come mock-up, cioè come provvisorio per quei 15 giorni, 20 giorni che mi serve per la realizzazione delle facciate, allora ogni tanto faccio anch'io la spot etching, quindi metto un pochino di un punto di mordenzante sul dente, nella zona centrale della preparazione, piccolo, un puntino di adesivo e polimerizzo, e poi vado a stampare. In quella maniera lì, tranquilli che non si stacca niente. Negli spazi interprossimali, teflon o cera, allora se vogliamo avere degli spazi interprossimali aperti in maniera tale che il paziente pulisca quando stampiamo il mock-up, se o li apriamo con una fresa a coda di topo, quindi una fresa sottilissima, apriamo gli spazi in maniera tale che lui passi il filo, oppure mettiamo del teflon arrotolato prima, la gengiva, stampiamo col teflon infilato lì, tiriamo giù, rimuoviamo il teflon e abbiamo lo spazio per il nostro filo. Ah, aspetta, ultima. Come rimuovo il mock-up? Il mock-up lo rimuovo con forza bruta e martello pneumatico. se è attaccato bene, ci sono quei 10 minuti che bisogna un attimo sudare. Solitamente, se ho tirato anche bene i margini, è difficile. Se ho tirato bene i margini, è difficile prenderlo, però magari si riesce con il martelletto a staccare. Una volta che si stacca un pezzettino di resina, poi con un escavatore o con una curetta, poi si stacca tutto facilmente. Jacopo, leggo io la seconda. Grazie. Sì, mi sono reso conto che in effetti non ero rimasto muto. Comunque la seconda, insomma, l'hai letta, c'è. No, esatto. Comunque, insomma, te la leggo volentieri. C'è il dottor Gaetani che ci chiede che se forse nel primo caso non ti è sembrato un po' invasivo fare 6 faccette su quei denti sanissimi, forse non sarebbe stato più indicato risolverlo con piccoli spostamenti tramite l'ortodonzia. Devo pacchettare il dottor Gaetani perché non ha seguito bene, perché prima cosa non erano 6 le faccette, ma erano solo 4. Okay. La preparazione è stata abbastanza conservativa, nel senso che abbiamo limato tutto in smalto, quindi abbiamo limato tra gli 0,3 e 0,5, e come ho detto durante la presentazione, i pazienti in questo caso, quando si preparano per vedere, vogliono tutto subito, quindi è certo che l'ortodonzia è stato il primo dei miei piani di cura. Il paziente non voleva apparecchi, non voleva mascherine, non voleva niente, voleva soltanto i denti più dritti, le faccette possono aiutarlo ad arrivare all'obiettivo, e faccette sì. Grazie per la risposta. Un'altra domanda, è sempre obbligatorio ristampare il mock-up per preparare denti per faccette e invece per corone complete? Ok, praticamente sì, se vogliamo fare delle preparazioni controllate, quindi con, appunto, come dicevo prima, io so quanto preparo perché so cosa ho preparato. Se invece non ristampo il mock-up prima di preparare i denti, vado a stime, capito? Quindi andando a stima si rischia in alcuni punti di limare troppo, in alcuni punti di limare poco, e poi ci sono dei problemi. Per le faccette, 100% delle volte si stampa il mock-up in bocca prima di limare. Per quanto riguarda le faccette complete, scusate, le corone complete, si può anche soltanto avere una mascherina di quelle, come vi ho fatto vedere, sagittali, in maniera tale da avere
gli spazi vestibolare e palatale. Mica che noi andiamo a limare a occhio troppo palatale, poi in realtà dovevamo limare tutto vestibolare, ci ritroviamo un conino, magari di un dente vitale che diventa sensibile, quindi poi dopo sono problemi. Grazie. Un'ultima domanda. Come posso fare per lasciare il mock-up in bocca al paziente come provvisorio per qualche giorno? Jacopo, guarda, l'ho detto giusto prima quando mi chiedeva, posso fare che o lo faccio incastrare sotto i sottosquadri che si formano nelle preparazioni dei denti per faccette, quindi se ci sono degli spazi interprossimali ancora leggermente chiusi o comunque ci sono dei piccoli sottosquadri a livello gengivale, lì il mock-up si incastra praticamente sempre e quindi incastrandosi di solito non viene via. Cioè, non mi è mai successo di avere un paziente che mi dice mi è venuto giù il mock-up da rimetterlo su, piuttosto ci mangia una costina e non lo rompe, però che si stacchi così da solo non succede. Altrimenti, come ho detto prima, facciamo la spot etching per qui, quindi mettiamo un po' di mordenzante, un po' di adesivo e stampiamo di nuovo. In quella maniera lì si appiccica soltanto nella parte centrale, che non è la parte dove c'è bisogno, perché quando noi andiamo a toglierlo poi il mock-up, nella parte centrale rimane sempre sia l'adesivo che magari un po' di resina, quindi dobbiamo prendere il gommino per composito e togliere tutto il residuo, però se anche in quel punto lì noi andiamo a togliere uno 0,001 in più, non è così un problema se come se avessimo messo l'adesivo sul colletto. Okay. In quel caso il margine della nostra preparazione non sarebbe più corrispondente alla faccetta e avremo poi problemi futuri. Grazie Alessandro, grazie. Vedo che non ci sono altre domande per ora, quindi insomma, mi unisco ai complimenti fatti dai partecipanti per la presentazione, per la qualità dell'esposizione e ti ringrazio ancora a nome Zermak, a nome Danceplay Sirona e auguro a tutti quanti i partecipanti una buona serata. Grazie mille a tutti voi. Buona serata.